Artista del popolo, amico del popolo, nemico del popolo. Dmitri Shostakovich è stato tutto questo. Il regime politico sotto il quale lui ha vissuto ha deciso che lui era stato tutto questo. Quando nel 1975 il compositore muore, la direzione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dirama questo necrologio. Oggi è mancato il grande compositore Dmitri Dmitrievich Shostakovich, insignito dell'Ordine di Lenin e del Premio di Stato dell'URSS, fedele figlio del Partito Comunista, eminente figura sociale e pubblica, artista del popolo. Ha dedicato tutta la sua vita allo sviluppo della musica sovietica e ha affermato gli ideali dell'umanesimo socialista e dell'internazionalismo. Lui sapeva che sarebbe finita così. Lo aveva immaginato, lo aveva anche scritto. I funerali saranno di Stato, getteranno fiori e ci saranno bandiere sulla mia bara. Tutto sembrerà chiaro e risolto, e allora potrò morire una seconda volta. Poi ha aggiunto: la mia musica non è mai come appare, si nasconde. E la musica da camera è il mio rifugio segreto. Ma perché mai un artista del popolo dovrebbe sentire il bisogno di nascondersi? Dovrebbe sentire il bisogno di trovare un proprio rifugio segreto? Dmitri Shostakovich, quintetto con pianoforte, primo movimento. Thank you.
Raffaele Mallozzi, viola, Diego Romano, violoncello, Ingrid Belli e Davide Romano, violini. Quattro musicisti dell'Accademia di Santa Cecilia, componenti del Sestetto Stradivari. Accanto a loro, per eseguire il quintetto con pianoforte di Dmitri Shostakovich, il maestro Michele Campanella, buongiorno. Buongiorno. Che ci fa il grande piacere e il grande onore di essere con noi oggi. E cominciamo proprio dal pianoforte, perché così dice Shostakovich. Sì. L'inizio è il pianoforte, è quell'accordo, certo, forte e pesante. Vogliamo, è come una sigla. Vogliamo notare questo accordo, è identico a quello che incomincia, come inizio, la Fantasia e Fuga di Bach per organo, trascritta tra l'altro da Liszt per pianoforte. Esattamente lo stesso. Mi fa pensare ovviamente immediatamente a qualcosa di barocco, perché tutto quello che viene dopo questo primo accordo è un barocco rivisitato, forse anche deformato da specchi deformanti. Poi entrano gli archi ribadendo questa forza, questa perentorietà. Sentiamo la vostra entrata. E questo è un carattere che attraverserà l'intera opera. Però ce n'è un altro. A un certo punto Shostakovich scrive poco più mosso. E anche più leggero, vorrei più dire. Più leggero. Tutto si addolcisce. Io e la viola. Anche questo non ce lo perderemo per strada. No, ritornerà, no, a questo motivo. Questo è comunque qualcosa che ricorda vagamente un'atmosfera barocca, un arioso, qualcosa tra il recitativo e l'arioso. C'è sempre un ricordo sfumato, però sempre un punto di riferimento inconfondibile. Tutto quello che stiamo sentendo nel primo movimento è inevitabilmente collegato con ricordi bacchiani. Il 16 marzo del 1941 al quintetto di Shostakovich viene assegnato il premio Stalin. Non è soltanto il premio più importante in quegli anni in Russia, è anche un premio molto concreto, 100.000 rubli, 40 volte lo stipendio annuale di un professore, di un ingegnere, di un medico. È un premio che può sistemarti la vita. Shostakovich non se l'aspettava e non capisce. Il premiato è lui, ma sono passati soltanto 5 anni da quando una sua opera, La Lady Macbeth nel distretto di Minsk, era stata pesantemente criticata dalla Pravda, il giornale ufficiale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Chi ascolta l'opera di Shostakovich rimane sbalordito fin dal primo istante. Un torrente di suoni caotici, privi di armonia, frammenti di melodia, fracasso, stridore, strilli. È difficile seguire questo tipo di musica. Ed è impossibile ricordarsela. E questo continua per tutta l'opera. Sulla scena, il canto viene sostituito dalle urla. È caos anziché musica. Dopo una censura così severa, l'opera viene immediatamente ritirata dalle scene. Ma che cosa era successo? Nella Lady Macbeth del distretto di Minsk, Shostakovich prende la vicenda della Lady Macbeth di Shakespeare e l'ambienta nelle campagne russe. Stalin vede l'opera a Mosca, dopo che per 2 anni la stessa opera aveva girato in molte città dell'Unione Sovietica e nessuno aveva pensato di proibirla. Nella Lady Macbeth di Shostakovich c'è una scena in cui Caterina Ismailova, la protagonista, uccide il terribile suocero servendogli dei funghi mescolati col veleno per topi. Shot,
È esattamente questa scena a terrorizzare Stalin. Maxim Gorky, lo scrittore che rappresentava l'ortodossia letteraria sovietica, era appena morto, forse avvelenato dai funghi, e si diceva anche che fosse stato Stalin ad offrirglieli. Con le sue purghe il dittatore aveva mandato all'altro mondo migliaia di persone e ovviamente viveva nel terrore che qualcuno potesse vendicarsi. La sua precisa ossessione era morire avvelenato dal veleno per i topi. E quando nell'opera di Shostakovich vede esattamente quella scena, prova terrore e ordina che la Lady Macbeth del distretto di Minsk venga immediatamente proibita, ritirata dalle scene. Shostakovich diventa un nemico del popolo e deve sottoporsi all'umiliazione di una pesantissima pubblica autocritica. Ma pochi anni dopo, con il quintetto per pianoforte, Shostakovich vince il premio Stalin di prima classe e ritorna ad essere amico del popolo. Grottesche follie del potere. Terzo movimento, scherzo. Thank you.
Maestro Campanella, ma perché aveva bisogno di nascondersi Shostakovich? Lo sappiamo, no? Per motivi poetici, musicali, non per motivi, cioè perché non era un delinquente. Non era neanche un oppositore politico. No, tutto credeva lui nella rivoluzione, no? Accidenti, sì, certo. Cosa vuol dire per un artista? Lei non riesce a immaginarlo, no, credo che non riusciamo a immaginarlo. Io veramente, se Dio vuole, non mi è mai capitato di essere in queste condizioni. Certamente la musica era un rifugio. Direi che le sinfonie rappresentano la necessità di dichiararsi fedele al regime. Ci sono delle cose, le sinfonie, che sono clamorosamente retoriche, tanto retoriche che sembrano false, cioè troppa retorica. È un po' una situazione alla Mahler. Mahler usa appunto degli stilemi che sembrerebbero un certo tipo, poi in realtà significano tutto un altro tipo, tutta un'altra cosa. Ecco, lui nelle sinfonie deve essere celebrativo. Nella musica della camera può anche farne a meno, può anche essere se stesso, no? E quindi in questo caso, a proposito dell'ultimo tempo, qui abbiamo sentito lo scherzo con tutti i suoi sarcasmi, con le sue ironie, con la sua falsa allegria in certi momenti. La sua falsa allegria, ecco, certo. Nell'ultimo movimento c'è questa leggerezza meravigliosa che è completamente in contrasto con quel pesante di cui parlavamo all'inizio. È come una doppia natura, no? Due diverse nature che però sono inseparabili. Certo. Non possiamo togliere a questo quintetto né l'una né l'altra. Certamente. Più volte nelle sue opere Shostakovich prende spunto da melodie ebraiche, in particolare della tradizione klezmer, la musica che si suonava e si ballava nei ghetti dell'Europa orientale e della Russia. C'è un motivo preciso e lui stesso lo spiega. La musica degli ebrei può sembrare felice, spensierata, ma in verità è tragica. È quasi sempre un riso attraverso le lacrime. Ha un carattere che corrisponde molto bene alla mia concezione della musica. La musica deve sempre parlare a due livelli. Gli ebrei sono stati talmente perseguitati che hanno imparato a ridere della loro stessa disperazione. Un'altra considerazione di Shostakovich ci aiuta a capire certe scelte della sua musica. È dedicata a Charlie Chaplin per i 70 anni del grande Charlot. Shostakovich scrive così: Chaplin ha scalato le vette dell'arte, manifestando non solo il suo amore per l'uomo, ma anche il suo odio per quelli che opprimono gli altri uomini. Guardate il grande dittatore. Il suo motto è la forza del sorriso e delle lacrime contro l'odio e contro il terrore. Parlava di Charlie Chaplin e anche di se stesso. Thank you.
Ci sono dei passaggi grotteschi nel quintetto, no? C'è sempre come una doppia maschera che lui indossa e toglie, una maschera lieve, dei momenti quasi di una marcetta di bambini, leggeri, quasi un divertimento, invece degli aspetti paradossali, violentemente deformanti e grotteschi. Per esempio, tante volte gli strumenti ad arco vanno nel registro acuto, no? Sì. Quasi insostenibile, quasi un urlo in quel momento di Shostakovich. Quasi strozzato. Sceglietene uno, il più ustionante di tutti, il più ulcerante di tutti. L'appassionato dell'intermezzo, intermezzo che poi è un momento catartico al centro del quintetto, perché viene immediatamente dopo il movimento più sarcastico, che è quello dello scherzo, prima di un finale che, come lei ha detto, ha una maschera quasi gentile e rasserenata. C'è questo momento di grossa introspezione che accomuna il carattere lirico con un carattere invece ritmicamente e armonicamente molto rigido, per arrivare a questo appassionato dove appunto in particolare i registri acuti del quintetto sono allo spasmo. Due battute prima dell'appassionato, due prima di 75. È quasi un momento di dolore questo, di urlo. Ma appunto l'intermezzo probabilmente drammaturgicamente all'interno di tutto il quintetto è il momento dove realmente c'è un'alternanza di voci, di colore, perché la ricerca e la richiesta che Shostakovich fa nell'intermezzo affronta da un punto di vista dinamico e timbrico tutto l'excursus che i cinque strumenti gli offrono, quindi dall'urlo di dolore agli armonici di cui lui normalmente abbonda, stranamente in questo movimento sono presenti solamente qui come pedale, come fischio, forse ecco, quasi come rumore piano. Ci fermi un attimo, la parola armonici, sì. No? Spessissimo ricorre nella partitura questa indicazione. Sentiamo gli armonici. La grandezza timbrica di una cosa del genere sembra di parlare dell'acqua calda, ma in realtà è la capacità di avere un suono enormemente acuto, fermo e freddo. Ma questa caratteristica fa sì che il colore generale diventi improvvisamente un freddo ustionante. Questo stesso passaggio, lui non avrà scritto simultaneamente tutte e cinque le vostre voci. Ricostruiamo il suo percorso compositivo.
abbiamo assistito alla nascita di un'idea e alla sua costruzione. Il ritorno dell'idea, e in quanto tale lui la arricchisce di voci, perché questa stessa linea melodica che arriva e lui qui scrive piano espressivo è la medesima che presentano invece il violino e il violoncello all'inizio, dove lui si limita ad avere un pizzicato ossessivo del violoncello, che qui è ripreso dal pianoforte, ed una linea quasi, ancora una volta, distante del violino, dove lui segna solamente piano. È strano perché il materiale è identico, le note sono le stesse, le indicazioni di articolazione sono uguali. Lui scrive piano e piano espressivo, cioè se dovessimo parlare di volume, stiamo parlando della stessa quantità. Ma l'espressivo che lui segna indica intanto che non siamo più da soli, non ci sono più solo due strumenti, ma c'è una coralità, che è quella che poi sfocia nell'appassionato delle grida di qui sopra, ma che soprattutto è necessario che ci sia una febbre. Se all'inizio del movimento appunto è una catarsi dopo il sarcasmo dello scherzo, probabilmente c'è una preparazione per quello che poi invece è l'ultimo movimento, che ha un'aria più distesa, ma solo un'aria. Shostakovich vince il premio Stalin il 16 marzo del 1941. Tre mesi dopo, il 22 giugno, la Germania nazista invade la Russia e il compositore ricorda così quel giorno. Era domenica, il tempo era bello, ero andato a vedere una partita di calcio. Mi sono arruolato subito come pompiere volontario. Passo le notti al conservatorio di Leningrado per spegnere gli incendi. La musica sarà la mia salvezza. Dei giorni dell'assedio Shostakovich lascia un diario. Ci sono dei passaggi che ci fanno capire quanto fosse difficile vivere in quel periodo. In questi mesi di guerra, dalle 6 del mattino alle 18 di sera, sono privo di due servizi fondamentali, luce e acqua. Le lampade al cherosene fanno poca luce. La mia vista non è buona e alla luce del cherosene non riesco a scrivere musica. L'oscurità mi logora i nervi. Insomma, me la passo male. Ma alle 6 del pomeriggio si accende la luce e quando si avvicina quel momento di felicità, i miei nervi si eccitano al punto che non riesco a calmarmi. Tra intermezzo e finale, tra quarto e quinto movimento, lui non vuole che ci si fermi. Allora io vi chiederei di fare prima violenza a Shostakovich, cioè fermarvi. Okay. Ci fermiamo dove lui ha detto di non fermarsi, alla fine dell'intermezzo, e poi facciamo come lui vuole che si faccia, cioè quel attacca. Comincia subito, non fermarti, fai tutto, subito e ancora una volta il timone sì. È nel pianoforte, sì. Perché è lui che fa venire fuori questo temino, sì. Questa marcetta, chissà, disimpegnata. Ma dove l'avrà ascoltata? Ah beh, non lo so, può darsi che l'abbia ascoltata. Io penso che l'abbia ascoltata, non è escluso, perché qualcosa da bambini, sì, una marcetta di strada. Non ci sorprenderebbe una cosa di questo genere. Certo che è molto interessante la partenza, perché tra l'altro è fatta di colore, è fatta anche di ritmo, cioè cambia il colore e cambia il ritmo. Cioè, si muove lentamente, c'è scritto poco a tempo. Cioè si costruisce l'idea davanti a noi. È allora, letteralmente facciamo prima creata, tradimento Shostakovich. È come una musica nuda, manca qualche cosa. Adesso facciamo come ha scritto Shostakovich, come voleva Shostakovich. La même chose. Thank you.
Adesso io chiederei da solo al maestro Campanella. E poi attaccano gli altri. Possiamo dire che è un movimento pacificato il finale del quintetto? Forse sì. Direi di sì. Però appaiono delle ombre. Ma lei, maestro Ormano, non è del tutto d'accordo su questo. In realtà io vorrei citare il maestro Campanella perché a questo temino, che è a popolare, leggero e se vogliamo anche pacificato, lui associa immediatamente una sequenza di semitoni. Che preludono ad un certo retropensiero. E questa cosa, intanto la marcia che arriva, pur essendo così semplice, non ha mai un gusto soltanto infantile di gioco, ma c'è sempre qualcosa di militare e appunto, conoscendo la storia personale di Shostakovich, la presenza di una milizia che lo potesse rapire nel sonno, ma la sensazione generale è che ci si muova su un terreno ghiacciato, scivoloso come scivoloso. Michele, abbiamo avuto modo di constatare durante le nostre prove. E c'è questa circospezione che fa sì che anche nell'esecuzione questa pace sia qualcosa da tenere molto ferma, perché è lì per poter crollare di nuovo. Ancora una volta, psicologicamente, il brano vive della timidezza di Shostakovich, vive della preoccupazione di Shostakovich, vive dell'ironia della quale lui stesso era stato vittima, perché qualcuno che è idolatrato dalla nazione fa 93 repliche di una sua opera, la 94esima si presenta a Stalin e dice Lady Mac, Lady Sio di Minsk, è da cassare, credo che sia sufficientemente ironica come destino, cioè fosse stata la prima, dico ok, 93 volte gliel'avevano fatta. E poi basta, poi basta, mai più. Tanto da scrivere la quinta sinfonia che era la sua, no, la sua risposta. La sua risposta.
Il quintetto finisce svanendo via, lentamente, sottovoce, così, come un piccolo motivo da suonare in casa, tra amici, per una volta provando a sorridere, dopo tante tempeste. Chissà dove l'ho ascoltato, Shostakovich. Forse una canzone di strada, forse una marcetta, o forse l'ha inventato lui, ma la sua musica non è mai come appare.